Siamo in coda alla frontiera serba, sono dei contrabbandieri. È da 40 minuti che siamo qui fermi. E I controlli piove, sono come molto stai rigidi, sentendo a quanto pare. Piove? anche? Ma tutto va bene? Vediamo. Negli episodi precedenti, in un viaggio on the road abbastanza fuori dal comune per il mezzo e per la compagnia, partendo dall'Italia e facendo tappa in diversi stati dell'Europa dell'Est, arriviamo alla nostra meta, anch'essa piuttosto inusuale, la Serbia. Subotica è il complicato nome della seconda città più importante della regione serba della Voivodina, e qui occorre fare un passo indietro per capire meglio il posto in cui ci troviamo. La Serbia è la repubblica ex jugoslava più grande e popolosa di tutta la penisola balcanica ed è suddivisa in due o tre grandi regioni, a seconda di come la pensate riguardo alla questione Kosovo indipendente. Lo stato si divide in Serbia centrale, un vasto altopiano collinare che comprende la capitale Belgrado e un sacco di fortezze costruite dagli ottomani, e Vojvodina, una regione parzialmente autonoma con una consistente minoranza ungherese, tant'è che i cartelli sono tutti in due lingue, di cui fanno parte Novi Sad e Subotica. La Serbia non fa parte dell'Unione Europea né dell'area Schengen, il che spiega gli interminabili controlli alla frontiera. Ciò nonostante, si può entrare con la semplice carta d'identità, anche se noi abbiamo portato i passaporti solo per la soddisfazione di avere un timbro in più. La religione più praticata è quella ortodossa, la valuta è il dinaro e la lingua parlata il serbo, sostanzialmente identico al croato ma con due complicazioni. L'alfabeto con cui scrivono è quello cirillico e le lettere non sono proprio le stesse di quelle utilizzate in russo, il che mi ha costretto a guardare video di questo genere per poter decifrare i nomi delle vie e le insegne dei negozi. Subotica ci accoglie prima di tutto con una moltitudine di caffè d'epoca e piatti di carne molto abbondanti. Siamo venuti a mangiare serbo a Subotica, mix di carne con burek. La carne è buonissima. Per il momento Serbia batte Ungheria 1-0 sul cibo. Quello che tuttavia rende davvero unica questa città è la miriade di palazzi Liberty, chiara influenza della vicina Ungheria, che sono coloratissimi e si trovano letteralmente a ogni angolo. Anche nella piazza principale, l'Art Nouveau serbo d'inizio Novecento sembra aver voluto dare il meglio di sé con il pittoresco municipio e la Plava Fontana. Più modesta e anche più antica è invece la cattedrale, con la facciata spaccata ancora dei tempi della guerra, mentre la vicina sinagoga è qualcosa di meraviglioso. Ragazzi, il centro di Subotica è veramente affascinante. E mi dispiace che noi in Italia non conosciamo queste città, perché uno dice: cosa ci vieni a fare in Serbia? Cosa c'è in Serbia? Non c'è niente, c'è la guerra. E invece guardate che roba. In generale i palazzi caleidoscopici di Subotica, che abbiamo trovato praticamente senza turisti, insieme al cibo e alle quattro chiacchiere scambiate con un signore kosovaro, ci hanno dato veramente una buona prima impressione della Serbia. Ciò nonostante, prima di proseguire verso Belgrado, non potevamo non approfittare della vicinanza col confine rumeno per fare una toccata e fuga in uno stato per noi completamente nuovo e dopo un'altra notte nella nostra amata Seged, eravamo già in marcia direzione Romania. Ci siamo appena accampati e oggi mangiamo la pasta alla carbonara. Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, în dragă n-am ajuns, mi s-a zis. De Octavia, mă. Nonno, dove le mettono le macchine? Certo, cosa che sei stretto qui da tutto.
superficie parcheggia dappertutto, dentro i condomini, i condomini. I condomini. Abbiamo modo di conoscere un po' di Romania nella magica città di Timișoara, che ci conquista con la passione per i parcheggi creativi, i bambini rumeni molto friendly, le banconote di plastica, i palazzi antichi lasciati andare, i bei casermoni grigi del periodo di Ceaușescu, ma non è tutto. Timișoara vanta infatti anche bellissime piazze come Piazza Unirii, Piazza Libertății e Piazza Victoriei. Di queste, la prima è la grande piazza storica della città, anche se non la più famosa, ed è circondata dalla cattedrale cattolica, da quella ortodossa serba e da svariati edifici pittoreschi. Timișoara. Timișoara. La seconda, Piazza Libertății, è il cuore della cetate, il quartiere centrale, ed è direttamente collegata all'elegante Piazza Victoriei, dove una volta entrati rimaniamo a bocca aperta. Tra l'altro, con nostra grande sorpresa, ci siamo accorti che qui c'è il fuso orario di un'ora. Abbiamo mangiato alle 4. Oltre ai famosi e numerosissimi piccioni protagonisti di ogni recensione su TripAdvisor di questa piazza, a meravigliarci sono soprattutto l'immensa opera nazionale e il lungo tappeto fiorito con al centro la statua della Lupa Capitolina, a voler simboleggiare i profondi legami culturali ed economici da sempre presenti tra Romania e Italia. Tappeto che conduce alla Cattedrale Metropolitana Ortodossa di Timișoara, una delle chiese più belle e particolari che abbia mai visto, sia da fuori che da dentro. Tempo di comprare del latte, anzi no, del lapte battut, che vi sconsiglio fortemente a meno che non vogliate constatare voi stessi che battut significa acido e andato a male, e altre provviste cibarie. Una bottiglia di Ap Carbogazoas. E il giorno successivo, dopo contrattempi tipo questo, torniamo tra le linee sinuose degli eleganti palazzi dell'acetate. E in breve tempo scopriamo che Timișoara ha anche delle rovine sparse qua e là. Un piccolo castello medievale, perfino un quartiere ebraico con una sinagoga un po' lasciata andare ma comunque di tutto rispetto. Oltre che una zona residenziale, nobili ville e giardini molto ben curati. Spostati. Spostati, nonna. No, spostati, cosa vuol dire spostati? Mangiare in un ristorante del centro. Speriamo che sia buono perché stiamo aspettando da tantissimo. Guardate che piatto. La terza città della Romania ci stupisce positivamente anche con le luci della notte, e con la sua vivacità e volontà di ritornare malgrado tutto allo splendore di un tempo, si rivela un buon biglietto da visita per una nazione che sicuramente ci piacerebbe approfondire di più in futuro. Peccato che a questo giro era il turno di un altro stato che ci stava ancora aspettando. Indovinate un po', la Serbia. Romania, mulțumesc, Serbia, stiamo arrivando. Io sono molto contento perché mi hanno fatto il timbro sul passaporto. Abbiamo trovato questo campeggio tranquillo, lontano dal caos della città, in riva al Danubio, che tra l'altro qui è grandissimo. Adesso penso che andremo a fare un giro in città. La capitale serba, principale meta del nostro viaggio, si rivela a noi cominciando da Zemun, un sobborgo antico e un po' bohemian pieno di gatti randagi, sovrastato dall'omonimo colle che nei tramonti estivi regala panorami spettacolari. Tra i vicoli stretti ripidi, le vecchie taverne, le strade acciottolate e i ristoranti galleggianti sul Danubio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso questa cittadina era considerata il quartiere della vita notturna e ancora oggi è un posto molto suggestivo, soprattutto al tramonto. La mattina seguente, invece, era la volta del ben più caotico centro di Beograd. Ogni visita a Belgrado degna di essere definita tale deve iniziare dall'antica fortezza che domina la confluenza del fiume Sava nel Danubio, il celebre Kale Megdan, alla cui entrata sono esposte le armi della guerra.
Tra imponenti mura medievali e maestosi torrioni ci sono anche due piccole chiese ortodosse, ovviamente una più bella dell'altra. Belgrado tuttavia non è solo Kalemegdan e anzi la vita si concentra soprattutto nell'ampia e bellissima città bassa in cui si sviluppa il centro pedonale. Qui per esempio si trovano la cattedrale, che dentro è molto sfarzosa, ma fuori non è nulla di che. Alcuni ristoranti tipici, Serbia si mangia molto bene, e librerie che vendono libri di Tesla. Belli cartelli scritti non solo in cirillico ma anche in corsivo. Il vero cuore pulsante di questo quartiere è però Trg Republike, la piazza della Repubblica. E non lontano da qui ci imbattiamo nella Skadarlia, il piccolo quartiere boemiano un po' vintage che si concentra intorno a Skadarska ulica. L'atmosfera in questa via è calda e accogliente. A lato della strada gli artisti dipingono e nei ristoranti i musicisti suonano la musica tradizionale. Anche qui ci sono tanti gattini e in generale il posto ricorda molto Zemun, ma senza fiume e in pieno centro. E se la Skadarlia è spesso chiamata la Montmartre di Belgrado, gli Champs-Élysées di Belgrado sono allora la Terrasie, in cui non mancano edifici della Belle Époque serba come il prestigioso Hotel Moskva e palazzoni socialisti a dir poco poetici che aggiungono quel tocco di Europa orientale. Breve sosta al Parlamento e alla Chiesa di San Marco. E stiamo percorrendo l'interminabile salita verso la chiesa ortodossa di San Saba, perché Belgrado è tutta a colline, non c'è niente di piano, quindi tu scendi, sali e fai chilometri così. È la chiesa ortodossa più grande del mondo e il fatto che non riusciamo ancora a vederla è preoccupante, perché vuol dire che è davvero lontano. Oltre che un famoso landmark di Belgrado, quello di San Sava è un tempio grandissimo e mozzafiato. Il problema è che ora come ora la chiesa all'interno è un cantiere e non si riesce a vedere niente, ma si può visitare la bellissima cripta, coperta da grandi volte dorate che a me ricordano molto la chiesa di Cristo Salvatore a Mosca. Vista la statua del condottiero Karađorđe, eroe nazionale e forse il serbo più famoso dopo Nikola Tesla, Djokovic e Gavrilo Princip, la nostra visita di Belgrado può dirsi conclusa, salvo qualche imprevisto dovuto all'efficienza dei trasporti pubblici che, diciamocelo, non è proprio quella tedesca. Il giorno seguente, dopo qualche considerazione d'obbligo, rispetto a quello che ci aspettavamo, è una città molto bella, si può visitare in un giorno e mezzo, due o tre se ve la volete prendere con comodo. Questo non significa che sia piccola, anzi, abbiamo scoperto che ci sono 1,5 milioni di abitanti a Belgrado e altrettanti milioni di zanzare nel nostro campeggio, a giudicare da stanotte. Partiamo per visitare uno dei numerosi castelli di cui sono costellate le rive del Danubio nella Serbia centrale. Si tratta della fortezza di Smederevo, accessibile solo attraversando il passaggio a livello con l'attesa più lunga di sempre. Un po' come la storia di Signor Intento, solo che questo dura molto tempo. Alberto, ma che formaggio hai preso? Che cos'è? Da gocciola. Smederevo è una ridente cittadina di 60.000 abitanti a 60 km da Belgrado. Ha una piazza molto carina, con una cattedrale ortodossa e qualche palazzo storico, ma in generale chi viene fin qui lo fa per l'enorme fortezza medievale, che in tutta la Serbia è una tra le meglio conservate. Conservate per modo di dire, perché alcune parti sembrano un po' lasciate andare, ma tutto sommato è sicuramente un posto che vale la pena visitare, anche perché sulle mura si può anche salire, tramite scale molto ripide, poco consigliate per chi soffre di vertigini. Salutiamo gli imponenti torrioni dall'aria romantica che sembrano voler crollare a momenti per tornare a Belgrado, da cui saremmo ripartiti per Novi Sad, ma solo dopo aver svolto un'importante commissione. Un giretto pre-partenza nella città alta di Belgrado non ce lo poteva togliere nessuno, soprattutto per prendere la calamita.
l'autostrada A1 ci riporta nella quasi completamente pianeggiante Voivodina, e dico quasi perché è l'unica zona collinare boscosa della regione siamo riusciti a beccarla noi, in condizioni non del tutto ottimali che ci hanno fatto perdere gran parte della giornata. Ci siamo inoltrati in mezzo alle montagne cercando un campeggio, invece non l'abbiamo trovato, l'hanno chiuso. Siamo sfuggiti al temporale e abbiamo parcheggiato in un'area di sosta, non siamo neanche a Novi Sad, siamo a Sremski Karlovci. Trovata un'alternativa al campeggio, ci lanciamo finalmente alla scoperta della seconda città della Serbia. Anche qui, come in quasi tutte le città serbe, la parola d'ordine è fortezza, ed è proprio dai bastioni della fortezza di Petrovaradin, con l'emblematica torre dell'orologio e il panorama sempre sul bel Danubio blu, che comincia la nostra visita di Novi Sad. Proprio come Belgrado, Novi Sad ha anche una graziosa città bassa, in cui però, a differenza della capitale, non sono i gatti randagi a fare da padroni per le strade, ma i cani. Ci hanno dato la Fanta gratis! Vista la grande sinagoga, ci dirigiamo verso il cuore della città, che a prima vista sembra il classico centro austro-ungarico in riva al fiume, con un duomo cattolico, una grande piazza centrale, in questo caso Trg Slobode, piazza della libertà, un municipio pieno di fiori e i palazzi ottocenteschi tutti colorati. Eppure anche qui si riesce a percepire quel pizzico di vivacità tipica delle città balcaniche, e appena fuori dalla piazza principale ci si rende di nuovo conto di essere in Serbia. Vuoi per la cattedrale ortodossa, vuoi per i cavi elettrici a vista. Ed è con Novi Sad che si conclude di fatto il nostro bellissimo tour in giro per la Serbia, e tornati alla nostra roulotte abbandonata sul ciglio di una strada Sremski Karlovci, decidiamo di finire in bellezza con una cena e una passeggiata notturna in questo paesino, prima di ripartire sull'altrettanto meravigliosa strada del ritorno. Dopo la visita a Novi Sad siamo venuti a Sremski Karlovci a mangiare in questo ristorante. È pieno di cani randagi. Venite in Serbia perché è forse, oltre all'Italia, il posto in cui si mangia meglio insieme alla Croazia. Siccome non avevamo voglia di mettere la tenda, siamo venuti a dormire in macchina.